Dragon Ball Super, episodio numero 75. È un episodio, ragazzi, un po', diciamo, stucchevole. Episodio bellino, perché si va a rifare allenamenti di Dragon Ball nel quale c'è Goku e Krillin che vanno dal maestro Muten, o genio delle tartarughe di mare in italiano, ma io preferisco più maestro Muten, e vanno a chieder loro di allenarsi. Ma prima di ciò, sigla! Le bugie, non c'ho la sigla perché non ho una sigla. Cosa accade? Accade che Goku lavora nei campi, si allena e lavora, e chi dice a sto punto è buono, dice a Goten, si allena e vabbè. C'è anche Gohan qui che ha da assistere. Cosa accade? Goku si allena ed allena anche il campo. Poi chiede ad Gohan di allenarsi con Goku, perché Vegeta ha quell'area strana. Chi altro c'era? Piccolo, non so, non poteva, non so, non ho letto bene cos'è che è accaduto a Piccolo, a Junior, Piccolo, vabbè, quello che è. E chi altro c'era? C'era un altro di cui non ricordo. Whis era impegnato, gliel'hanno chiesto, e quindi si allena con Gohan. A posto di arare i campi, distruggono proprio il campo, e chi a sto punto si incazza. Allora va da Krillin e chiede a Krillin di allenarsi, fa un breve proprio scontricino, proprio piccolino, perde subito perché la forza è evidentissima. E vanno ad allenarsi al maestro Muten, perché la figlia vuole un padre forte, anche la moglie C18, numero 18, vabbè, vorrebbe un marito non smidollato, dai, non smidollato. E vanno, iniziano lo scontro, però Goku ha una tuta e dei pesi, e sembrava, diciamo, fosse uno scontro alla pari, invece ancora una volta Goku è ancora più forte. Il maestro lo nota anche Krillin, e quindi fa fermare il combattimento e dice ad entrambi di andare a recuperare una pianta per tenerlo in vita. Cioè, in pratica, il maestro Muten, da quel che ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, beve un elisir che gli permette di durare, di avere una vita longeva. Infatti ha più di quanti? 200? Non so sinceramente quanti anni abbia il maestro Muten, ma ne ha veramente assai. E vanno a recuperare questa cosa, incontrano la sorella maggiore di Muten, Baba, Sibilla Baba, Zitella Baba, nominata da Goku, e entrano in una caverna nel quale poi appaiono dei nemici. I nemici sono la squadra Genio, Majin Buu, Super Buu più che altro, Cell, Freezer e un altro probabilmente, non mi ricordo bene, sono nemici. E appare anche quello che ha ucciso per la prima volta Krillin in Dragon Ball, e appaiono in forma gigante, e Krillin inizia ad aver paura, e si conclude qui l'episodio. Cosa accadrà nel prossimo episodio? Sicuramente vedremo questi combattimenti, ma contro queste persone, anche se Goku può battere tutti tranquillamente in una sola mazziata, così pam, li batte tutti tranquillamente, accade che probabilmente ci sarà uno scontro, Krillin affronterà le sue paure, perché prima di poter diventare più forte deve imparare ad affrontare, secondo me, le sue paure. Sono episodi, ragazzi, di così e così. Ho già visto il thriller della nuovissima saga, ragazzi, appariranno i dei della distruzione, ci sarà un summit, infatti anche Whis, un summit, vabbè, una cosa del genere, dice che è impegnato in una riunione con altri dei della distruzione, lo dice anche nell'episodio, quindi ci sarà questa riunione e sicuramente ci sarà l'annuncio da parte dei due Zeno dell'inizio del nuovo torneo tra tutti gli universi. Ragazzi, il torneo tra tutti gli universi sarà qualcosa di spettacolare, probabilmente si concluderà così la saga, la trama, tutte le cose di Dragon Ball Super. Speriamo di vedere, secondo me, una bella saga. E niente, ragazzi, e ci vediamo alla prossima.